diario della Melevisione. Non ci piglia. Non c'è un pignuto da perdere. Ma dove ho messo il diario? Ecco. Caro diario, che mi ascolti, i tuoi fogli sono molti, ma i miei giorni sono tanti e i ricordi sono canti. Li racconto, li rivivo, li ricordo se li scrivo, e se non ricordo più, li racconti tu. Ehi, ciao! Sono arrivato in tempo per leggerti il diario, Beh, questa settimana è stata la settimana più movimentata da quando sono arrivato al chiosco. Eh sì. E, ad esempio, Fioridì è successa una cosa davvero grave. Anzi no, molto grave. Ma che dico? Terribile, ecco. No, due volte terribile. Eh sì. No, non sto esagerando, veramente, al contrario, è proprio la verità. Pensa, se non fosse stata per la piuma azzurra dell'uccellino azzurro, io adesso non sarei qui a leggere il diario. No, ho rischiato proprio la vita, veramente. Ma aspetta, che adesso ti leggo cosa è successo Fioridì. Allora... Fioridì. Strega Varana quel giorno aveva trovato un cristallo nero incastrato nella roccia e, consultando il suo perfido libro nero, aveva scoperto che quel cristallo, proprio quello, era la famosa pietra buia che fa indebolire fino alla morte i folletti luminosi. Beh, ci pensi, voleva far scomparire me e Nina. Beh, quel giorno noi eravamo al chiosco assieme e la perfida strega Varana con la pietra buia aveva fatto un ciondolo che poi aveva reso simile ad una pepita e Principessa Odessa l'aveva comprato senza sapere quali terribili rischi portava con sé. Beh, io e Nina abbiamo proprio rischiato. Sai come abbiamo fatto a scamparla? Perché quel giorno era nato un folletto luminoso. E allora io e Nina abbiamo pensato di fargli un regalo e abbiamo costruito un bello scrigno. Proprio grazie a quello scrigno ci siamo salvati. Guarda un po'. Ancora qualche pignuto e dobbiamo chiudere il chiosco, con o senza la Principessa Odessa. Eccomi, Nina. Oh, quante complicazioni, quanti imprevisti. Ah, se sapessi... Ma immagino che non ci sia neanche il respiro di un tempo per raccontarti quello che mi è accaduto. Allora, dov'è Milo e qual è il vostro regalo? Milo arriva, sta finendo di preparare una bottiglia di meraviglia. In quanto al nostro regalo, eccolo qui. Una scatola portavalori. Oh, ma è bellissima! Che strano. Improvvisamente non mi sento bene. Non ci posso credere. Il vostro regalo e il mio sembrano fatti l'uno per l'altra. Guarda, Nina. Questa è una pepita di oro grezzo. Non trovi che dentro la vostra scatola ci starebbe proprio bene? Mi sento la testa pesante come una pietra e le ginocchia non mi reggono. Ma che cosa ti succede, Nina? Aspetta, ma sei pallida più di un fantasma. Fai un bel respiro profondo. Sì, adesso mi sento molto meglio. È stato solo un mancamento, forse l'emozione di essere madrina. Oh, a chi lo dici? Oh, Milo, finalmente! È un'eternità che ti aspettiamo. Lo sai che è molto tardi? Ma se mi avete fatto aspettare... Vabbè, lasciamo perdere, eh? Hai visto il nostro regalo? Uh-huh. Tu che cosa hai portato? Guarda. È una pepita di oro grezzo. Non trovi che sia un regalo davvero originale? Oh no, ancora quel malore. Mi sento mancare. Il respiro. Mi manca il respiro. Nina, anche tu... Oh, Milo, Nina, ma che cosa avete? Che cosa vi sta succedendo? Oh, ancora il vento? Mi sento debole. Non vedo che nebbia. La piuma. Azzurra è tornata da me. Pre-
Presto, prendetela in mano, toccatela, vi farà stare meglio. È una piuma di uccellino azzurro. Benedetta piuma azzurra, ci ha salvato. Ma allora è vero? È vero che è miracolosa contro ogni malore dei folletti luminosi? Presto, principessa, chiudi la scatola. Ma cosa vuoi dire, Nina? Che la pipetta di oro grezzo è fatale per voi folletti? Da dove viene? Dov'è che l'hai presa? Prima non c'è stato il tempo di raccontarvi, ma la piuma azzurra, quello era il dono che avevo pensato di portare per la cerimonia del nuovo folletto appena nato. Ma poi una folata di vento nel bosco me l'ha portata via. E una folata di vento poi te l'ha riportata. Ma la pipita allora? La pipita l'ho acquistata da Strega Varana in un momento di disperazione e l'ho pagata anche molto cara. Ci sono. Quella non è una pipita. È la famosissima pietra buia. È una pietra che indebolisce i folletti luminosi fino alla morte. Principessa, adesso io e Nina teniamo in mano la piuma azzurra. Tu prova a grattare la pipita e vedrai che sotto ti apparirà un cristallo scuro. È vero, non è d'oro. Presto, principessa, chiudi la pietra dentro la scatola. Ho capito una cosa fondamentale. Sì, perché la scatola è rivestita di carta d'alluminio e l'alluminio è un isolante. Quindi se tu chiuderai la pietra dentro la scatola, quella pietra non potrà più far male a nessuno. Oh, che orrore! Stavo per portare in dono un qualcosa che avrebbe spento la vita di tutti i folletti. Che il fantabosco si inghiotta con un sol boccone quella dannatissima strega. Una ne pensa e 100 ne fa. Ma no, non è vero. È un regalo grandioso. La pietra buia è rarissima. Tu la consegnerai dentro la scatola isolante al vecchio folletto della nostra comunità. E stai tranquilla che noi folletti luminosi vivremo molto più tranquilli, compreso il folletto appena nato. Ah, bravo, Milo. Questa è un'idea davvero arcifolletta. Bene, allora andiamo, che è tardi, Nina. Sì, veloci come il vento. Principessa? Sì? Come sto? È tutto a posto? Sì, Nina, andiamo. Sì. Scommetto che vuoi sapere qual è la mia stella. È una stellina che si vede solo nelle notti d'estate. È piccolina, ma è molto luminosa. E si trova accanto alla stella polare. Cosa? Se puoi avere una stella anche tu? Ma certo, perché no? Una notte d'estate, quando si vedono bene le stelle, tu guardale bene e quella che ti piace, decidi che quella sarà la tua stella. Adesso andiamo avanti a leggere il diario, però. Moredì, cuoco Basilio si è comportato davvero male. Stai a sentire cosa è successo. Alla reggia erano arrivati gli ambasciatori di Poverinia, il paese di Baliabea. Re Quercia, sapendo quanto Baliabea ci tenesse a fare bella figura, aveva dato a lei l'incarico di preparare la cena di accoglienza. Ma cuoco Basilio, che è geloso delle sue pentole e delle sue provviste, per impedire che Baliabea toccasse qualche cosa, aveva nascosto tutte le provviste in un sacco e le aveva calate nel pozzo. Guarda. Vedi cuoco Basilio e il lupo Lucio che lo spia. E lupo Lucio, che l'aveva appunto spiato, non appena cuoco Basilio si è allontanato, ha mangiato quasi tutte le provviste. Povera Baliabea. Per fortuna in cucina erano rimasti un sacco di farina e delle uova. E con quel poco che siamo riusciti a recuperare, è riuscita a preparare qualcosa di straordinario. Stai a guardare. Cencetti. Capelli di fata. Farfalle. E quadrilli. Certo, se avessi avuto della carne avrei potuto fare i canestrini del re. Ma l'importante è che gli ambasciatori non se ne vadano con la pancia vuota. Baliabea, abbiamo trovato del prosciutto, del formaggio, della carne. Possono servire? Ma certamente. Adesso li trito e ci posso fare il ripieno per fare i canestrini del re. Ecco qua. E io preparerò un involto di prosciutto baciato dalle erbe aromatiche e poi un timballo di capelli di fata allacciati in nodo d'amore con dei lardelli freschi e per dolce
Un budino al caramello, con della cannella cresciuta però alla luce della luna, eh? E poi un pancrazio mandorlato con le uvette passe. Cipigna, mi stai facendo venire fame solo a sentirne parlare. Vedi, Milo, non basta saper cucinare dei buoni cibi. Un cuoco deve sapere anche decantare, raccontare bene le cose per preparare le papille gustative degli ospiti ad accogliere tutte queste bontà. Su, poche chiacchiere, venite qui che vi insegno a chiudere i canestrini del re. Allora, bisogna fare dei quadretti. Così. Ecco fatto. Al centro ci si mette un po' di ripieno, la carne, così troppo, così. Poi i canestrini si ripiegano su se stessi, facendo in modo che rimangano le due puntine, vedete? Che sembra una corona. Poi si prende il canestrino, lo si gira intorno al dito, lo si chiude, e lo si rigira così. Ah, ma è bellissima questa ricetta, sai che non la conoscevo. Oh, adesso poche chiacchiere, aiutatemi a chiuderne, bisogna farne tanti. Eccomi qua! Sì! I pollastri me li ha dati Orco Rubio, eh! Sì! In compenso dovrò fargli da compare a caccia. E a me non piace andare a caccia con Orco Rubio, eh! Sì! Ci si rimette sempre nella divisione, sì. Sai come fa? Uno a te. Uno a me, due a te, uno, due a me, tre a te, uno, due, tre a me. Lupo Lucio, sì? Con tutto quello che ti sei divorato, non dovresti mangiare per un anno intero. Balia Bea, adesso io corro al chiosco e ti prendo i segnaposto per la cena di stasera. E inoltre ti ho preparato un cartoncino per il menù e c'è anche una bella filastrocca di linfa. Oh, grazie Milo. Potresti leggermela tu mentre finisco di fare i canestrini? Amico, amica, siedi vicino. Prendi il mio pane, bevi il mio vino. È una magia, ma mi sembra di più. Se lo divido e ne mangi anche tu. Senti le olive, che cosa sono. Questo formaggio, senti che buono. Tutte le cose mangiate in due. Quelle che offro, quelle che porti. Tu delle mie, io delle tue. Fan diventare due volte più forti. Fiori dorati del buon appetito. Intorno a noi quando abbiamo finito. L'acqua rimasta alle piante amiche, le briciole alle formiche. Oh, Milo, è bellissima, grazie. Balia Bea, potrai perdonarmi? Sono proprio una testa di rapa. Oh, perdonarti di che cosa? Io ho la memoria corta per le cose brutte. Te no, non ti perdono. Lamponedì è successa una cosa davvero straordinaria. Storia, raccontami, dimmi com'è, cos'è successo prima di me. Guerre, scoperte, fortune e malanni. Storia, raccontami il ballo degli anni. Gli anni lentissimi, gli anni fuggiaschi, e gli anni femmine e gli anni maschi, e gli anni splendidi e gli anni cupi, e gli anni rondini e gli anni lupi. Gli anni che ballano su questa giostra, il ballo è loro, la storia è nostra. Anni passate, volate lontani, storia rimani. Cosa c'entra la storia, dici tu? Beh, c'entra e come? Stai a sentire. Strega Varana aveva trovato la sfera di cristallo che permette di fare un salto nel passato diventando il personaggio che ognuno desiderava impersonare. Principessa Odessa aveva appena visto un libro in cui si parlava della conquista dell'America, di Cristoforo Colombo e della regina Isabella, e chiese di diventare proprio quella regina. Sarebbe andato tutto liscio se Strega Varana, vedendo che Principessa Odessa come regina Isabella era troppo buona, non avesse deciso di cambiare le carte in tavola. E così, mio ardito navigatore, quando incontrerai le nuove terre, non dovrei fare altro che promuovere la nostra civiltà. Mia buona Isabella, e con il petto gonfio di orgoglio,
che vi prometto di scoprire la via più breve per raggiungere le Indie. Ecco, su questo punto avrei qualcosa da dire. Oh, Cristoforo, cerca di impegnarti un po' di più. Cerca di scoprire qualche cosa di più importante. Non so, un'isola. Un'isolona grande, rigogliosa. Perché non un continente, Cristoforo? Potresti chiamarlo Colomberica. Oh, bella! E tu da dove piovi? Come osi interrompere la regina Isabella di Spagna? Perché io sono la vera regina Isabella di Spagna. Al tempo, chi è che mi finanzia il viaggio per scoprire la via più breve per raggiungere le Indie? E poi, quello che scopro, scopro. Io! Oh, guarda, questa è la corona, quella vera. Questa non mente, è quella della regina di Spagna. È solo un'imitazione della mia, Cristoforo. Guarda. Ho qui la carta in cui ti nomino ammiraglio, viceré, governatore di tutte le terre che scoprirai. La mia è quella autentica, quella che porta il sigillo di Spagna. Solo io ho l'anello con il vero sigillo di Spagna. Oh, insomma, basta, mi state confondendo le idee. Che cosa devo fare? E chi è che mi darà le tre caravelle? E che cosa devo scoprire? Che cosa volete da me? Scopri nuovi mondi, nuove terre. E nel nome della regina Isabella sii portatore di pace, prosperità e di rispetto. Scopri nuove terre, nuovi mondi e portami oro, ricchezze, domini e schiavi. Basta, basta. Questo ha l'aria di essere un brutto sogno. La parte oscura che non deve emergere. E adesso, senza tante chiacchiere, sparisci. E invece sono vera, reale, non sparisco. Perché Cristoforo Colombo deve fare i miei interessi, quindi sparisci tu. Vieni, mia buona Isabella, vieni. Non è più un bel viaggio questo. Ora, dopo e ancora avanti. Non più regine né naviganti. Salta il tempo. Salta il muro, restituiscici al futuro. Ma l'hanno fatta! Hanno rubato il mio libro nero degli incantesimi! E adesso come torno al tempo del fantabosco? Come? Ah, questo? E questo è il cappello da Cristoforo Colombo che mi ha prestato Ronfo. Che avventura, eh? Sai, Cristoforo Colombo ha girato quasi tutto il mondo. Come dici? Ah, non ti ho finito di raccontare il lampone di? Milo, non perdere il filo. Beh, scusami, guarda un po' com'è finita. Bacche secche, com'è complicata la storia. Ma lo sai che Cristoforo Colombo è andato 4 volte sulle coste dell'America del Sud senza rendersi conto che era arrivato in un nuovo continente? E poi c'è anche un'altra cosa che voglio dirti. Cristoforo Colombo non si è comportato sempre bene con le popolazioni del nuovo continente. E anche la regina Isabella di Castiglia, sì, voleva sicuramente promuovere la conoscenza, ma voleva con queste esplorazioni anche trovare nuove fonti di ricchezza. Nina, oh, sapessi che avventura! Oh, sì, Nina, non so se è stato vero, se ho sognato o se siamo stati incantati. E piano piano, uno alla volta, raccontatemi com'è andata. Dunque, Strega Varana, per 5 rotelline d'oro ci ha offerto un viaggio nel tempo. Io ho scelto di essere la regina Isabella di Spagna. E io, Cristoforo Colombo. Poi, a un certo punto, sul più bello, è arrivata un'altra regina Isabella, che faceva però dei discorsi così strani. Parlava di oro, schiavitù, dominio. E assomigliava tremendamente a Strega Varana. Ma principessa era Strega Varana. Guarda, ho ancora qui fra le mani il libro nero degli incantesimi. Guardate, ho ancora l'anello con il sigillo della regina di Spagna. Non c'è dubbio. Questo nostro viaggio nel passato ci ha fatto capire che le ragioni si muovono sempre fra bene e male, fra aggressione e giustizia, fra profitto e rispetto. La storia passa, le cose invece restano e ci raccontano del passato. Pettini i tuoi capelli e il pettine lo sa. Specchio scruti con troppa vanità. Una bandiera s'alza e guarda da lassù. Conosce questo regno fino a città laggiù. Una moneta d'oro nel mondo girerà. Passa di mano in mano, ma quante cose sa. Tutte le cose hanno una storia e ogni cosa la sua memoria. Un libro, quel bicchiere, un vaso, il candeliere, vengono da lontano, forse anche tuo nonno, forse anche tuo nonno, li aspetti nella mano. Perfino questo foglio con cui ho
dice che ora è, osserva dentro il tempo che adesso più non c'è. Se guardo questo anello che è stato dato a me, ripenso i bentenati, quante regine e re. Tutte le cose hanno una storia e ogni cosa ha la sua memoria. Un libro, quel bicchiere, un vaso e il candeliere vengono da lontano, forse anche tuo nonno, forse anche tuo nonno li aspetti nella mano. Non c'è dubbio, ho perso la mia lezione di inchinologia, ma ho imparato una cosa molto importante, il significato della responsabilità del potere. Bene amici, ora corro al castello, a presto. Ciao principessa. Ciao principessa. E adesso, Ronfo, ti sei tolto la voglia di essere Cristoforo Colombo? Ah, per tutte le pisolata testa in giù, sì, Nina. E siamo arrivati a Pignedi. Perché faccio così? Beh, non capita mica tutti i giorni di incontrare un tipo simile. Ah, non sai di chi sto parlando? Beh, guarda. Non è certo una faccia rassicurante, eh? Scommetto che hai paura anche te. Beh, io non è che sia un fifone proprio per natura, però ecco, questo soggetto è così cattivo, cupo, scuro. Beh, forse è meglio che ti racconti tutto per filo e per segno. Quinquaglia gatto, quinquaglia pingue, quinquaglia lei e quinquaglia mette. Sì, quinquaglia mette passi, che sarebbe a dire pingue pignimetri. Ecco qua. Gatto pingue, cipigna. Questo melottoliere non funziona più tanto bene. Mio dovrò cotogno, immagino. Ehi, mamma folletta! E tu chi sei? Vermio Viliberto Fangoso da Malgozzo. Per servirti. Sì, Vermio Malgozzo. Ho già sentito parlare di te. Tu sei il tirapiedi di Grifo Malvento. No, non il tirapiedi. L'esattore delle tasse, se non ti dispiace. L'esattore delle tasse? E da quando Grifo Malvento si è messo ad esigere tasse dagli abitanti del Fantabosco? Da pochi giorni. Il mio barone ha trovato nei suoi sotterranei delle antiche pergamene che ho trascritto qui. Re Faggio, detto il Luminoso, nel 1000 non più 1000 gattocento, aggiunge al baronato già concesso 1000 anni fa alla stirpe dei Malvento il diritto di rilevare tasse sui territori compresi entro ceci pignometri dal castello del barone stesso e il chiosco di Milo, l'antro della strega, il colle scribantino, il villaggio degli gnomi, la tana del lupo, la casa dell'orco e altri siti che sarebbe qui noioso elencare e che appartengono, mi dispiace, gentile folletto, proprio a questo raggio. Ma Requercia che cosa dice? Requercia effettivamente avanza dei dubbi. Ah, volevo ben dire. E quindi ora che cosa succede? Succede che la faccenda viene sbrogliata dai notai delle due corti e il mio padrone mi ha mandato qui in missione al Fantabosco per valutare la consistenza patrimoniale dei suoi nuovi contribuenti. Valutare che cosa? In parole povere significa quali tra gli abitanti del Fantabosco sono ricchi e quanto sono ricchi. E qui al tuo chiosco gli affari vanno piuttosto bene, non credi? Almeno a giudicare dalla fama. Le bibite del Fantabosco di qua, le bibite del Fantabosco di là. Chissà che incassi. Ma che cosa vuoi da me, ficcanaso? Non sono un ficcanaso, sono un esattore. E da fonti bene informate so che Milo Cotogno è arrivato qui dal suo lontano regno con un bel gruzzoletto. E chi sarebbero queste fonti bene informate? Non mi ricordo bene. Ah, sì, ne parlavo tempo fa con il Principe Giglio. Principe Giglio? Principe Giglio farebbe meglio a farsi gli affari suoi, ecco. E chissà dove lo ha nascosto il suo tesoro, Milo Cotogno. Magari da qualche parte qui intorno.
Forse quella che sta tracciando ora è la mappa. Non è la mappa, questa è la carta dei regni. Oh, interessante lo stesso. Posso averne una copia? Spiacente, Vermio Malgozzo, ma finché non si sarà sbrogliata la situazione dai notai dei due regni, io non ti darò una pigna di niente. Ma come? L'inventore di bibite così dolci mi accoglie in modo così aspro. Che peccato. Pensare che stavo per chiederti di assaggiare la tua celebre meraviglia, ma vedo che non sei come mi avevano detto. Via, Vermio. Ora parti e riprendi il tuo giro per presentarti a tutti. E spera d'aver migliore accoglienza dagli altri. I miei omaggi, gentile folletto. Dimmi la verità. Ma non ti fa venire la pelle d'oca un tipo così? È così cattivo, untuoso, infido, ecco. Ha proprio il nome che si merita. Vermio Viliberto Fangoso da Malgozzo. Brr. Beh, comunque questa settimana sono successe davvero un sacco di cose, quasi da riempire un pignalento intero. Allora, fioredì la pietra buia e io stavo per morire. Moredì cuoco Basilio stava per mandare a monte la cena degli ambasciatori di Poverinia. Lamponedì strega Varana ha pasticciato la storia di Cristoforo Colombo. E Pignedì l'arrivo di Vermio. Beh, ma con tutte queste cose, come fa un povero folletto come me ad avere il tempo di preparare anche le sue bibite? Beh, però ti devo confessare una cosa. Io qui al Fantabosco ci sto benissimo e mi diverto tantissimo. Eh sì, perché non ci si annoia mai. C'è sempre qualcosa da fare. Beh, adesso però ti devo salutare. Ma tu torna a trovarmi presto, perché io, puntuale come sempre, ti aspetto qui. A presto allora. Ciao.